sono appassionato di cose vintage perché le cose di un tempo avevano una personalità, una identità. Gli oggetti del passato, come può essere un'automobile, una motocicletta, una macchina fotografica, hanno una personalità molto più spiccata. Ho scelto quella macchina qua dietro di me perché è sempre stato il sogno da quando ero bambino, e in più ha quelle linee, tutte quelle caratteristiche che comunque la rendono inconfondibile rispetto a tutte le altre automobili del suo tempo e anche dopo. Porsche 911 SC, quindi super carrera, 3188 cavalli del 1980. È un'auto molto fisica, quindi è importante essere molto concentrati alla guida. Non è un'auto facile, è un'auto da guidare, è un'auto che tira fuori il senso umano di noi, viene fuori il vero pilota che abbiamo in noi. La difficoltà del cambio, una frenata che non è con l'ABS come possiamo avere oggigiorno, è unica, cioè è fantastico, non trovo altre parole. Ha i suoi pro, i suoi contro, ma è veramente è eccezionale, è unica, è una cosa meravigliosa, cioè è un tuffo nel passato. Ho scelto questo orologio perché innanzitutto sono un grandissimo appassionato di orologeria meccanica e questo orologio per me rappresenta la mia curiosità. E lo dice la parola stessa, explorer, cioè esplorare, scoprire, viaggiare. E lo trovavo azzeccato per me. Non ho scelto una 911 moderna perché credo che manchi di quelle peculiarità che ha sempre avuto le 911 di un tempo. E sono belle quelle attuali, è vero, ma non hanno quel fascino, quel suono, quei difetti che una Porsche 911 degli anni 70-80 possono avere. A volte il difetto diventa un pregio e si va a ricercare proprio quello, ed è quello che ho voluto cercare. Per quanto riguarda il Rolex Explorer 2, preferisco molto di più le vecchie referenze, le 5 a 5 cifre, perché hanno delle linee che sono molto più armoniose. È un orologio che è meno vistoso, è meno luccicante, ha meno brilli attorno. Invece questo orologio qua è fantastico, no, sembra di dimentichi anche di averlo al polso da quanto è leggero, pratico, facile.